Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi finalmente è arrivato il giorno in cui giocheremo a Dolce Flirt. Dobbiamo cominciare il capitolo numero 23 che si intitola La casa dei segreti. Se vi ricordate, nello scorso episodio ho accettato di fare quel patto con Ambra che molte di voi non hanno gradito, e lo so ragazze che non vi è piaciuto granché, ma non vi preoccupate che tanto con Cassiel recupererò il rapporto, non nulla è perduto. Quindi abbiamo fatto questo patto con Ambra per andare a casa sua, passare la notte a casa sua appunto, per scoprire il segreto che c'è tra Nathaniel e suo padre. Quindi direi di cominciare questo episodio, perché lo sto aspettando da tantissimo e mi incuriosisce tantissimo, perché insomma sarà un episodio abbastanza particolare per le cose che si scopriranno, quindi preparatevi. E se la bella casa di Ambra e Nat nascondesse un segreto, riuscirai a confermare i tuoi dubbi? A chi ti confiderai e chi ti aiuterà? Cominciamo! Ok, eccoci. Che giornata, finalmente a casa, ma almeno ho convinto Ambra ad invitarmi da lei stasera. Tutto questo per ritrovarmi nella stessa casa con Nathaniel e i suoi genitori. Così potrò valutare io stessa come vanno le cose da loro, visto che Nat non ha voluto dirmi nulla al riguardo. Preparo le mie cose e poi torno al liceo. Ambra mi aspetta davanti all'entrata. Mi accorgo, a malincuore, di avere un solo vecchio pigiama, che tra l'altro ho dai tempi delle medie. Non esiste che lo metta per dormire da Ambra, sono sicura che andrebbe a dirlo in giro. E gli altri sono tutti da lavare. Devo correre al negozio prima che chiuda. Come dici? Oh, cavolo mamma, la vuoi smettere di entrare così senza bussare? Mi hai fatto prendere un colpo! Ho bussato, ma non rispondevi. Senti un po', non sono molto d'accordo col fatto che tu esca stasera. È la seconda volta che ce lo dici all'ultimo momento. Come avevi fatto per il pigiama party a casa di Melody? Scusa, 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 non lo farò più, ma stavolta ho davvero bisogno di andare. Bisogno? Cioè, volevo dire voglia di andare. Sì, come un pugno in un occhio c'ho voglia io di passare la notte a casa di Ambra. Sono andata via di corsa per evitare che facesse altre domande. Allora, dobbiamo andare? Sì, nei negozi, da quella parte. Quindi, ok. Sono entrata in boutique. Ciao, Keris, che ci fai qui? Ciao, cercavo un pigiama. Un pigiama? Ma possibile che ti devo insegnare proprio tutto? Una ragazza dovrebbe portare un baby doll, non un pigiama. No, grazie. È per dormire da un'amica, quindi non ho bisogno di essere... Devi essere sempre elegante, mia cara. Immagina se stasera a casa di questa tua amica incontri l'uomo della tua vita. No, no, proprio no. Rimpiangeresti di aver voluto un pigiama? Ma perché io e Rosa finiamo sempre a parlare di queste cose? Insomma, posso comprare quello per cui sono venuta o devi farmi una ramanzina per quello che indosso per dormire? Va bene, come vuoi. Dunque, abbiamo due modelli molto carini in questo momento. Vieni, te li faccio vedere. Scusa, posso chiederti una cosa? Ma la boutique è di Late o è tua? Mettiamola così. Ciò che è suo è anche mio. Ho capito. Ecco i due modelli che vanno un sacco, poi dipende sempre dai gusti. Io ad esempio non metterei mai una cosa del genere. Sei sicura che non vuoi vedere baby doll? Rosa! Ok, ok, va bene. Allora, quale preferisci? Questo è carinissimo! Col pupazzetto rosa. Sì, praticamente sono i pigiami che indosso io. quindi direi quello col pupazzetto, senza ombra di dubbio. Yes. È carino. Sì, con queste scarpe però nere, guardate qua, non ci sta per niente. Devo andarmi a mettere un po' di ciabatte, perché non vado con giada così. Sai Rosa, riconosco quel tuo sguardo da criticona, dovresti saperlo. Ma la cliente ha sempre ragione. È per niente influenzabile.
Se pensi di poter sedurre un ragazzo con una cosa del genere, lasciati dire che non vale neanche la pena di provarci. Rosa! Non vedo perché dovrei mentirti, è per farti un favore dopo tutto. Guarda, non ho tempo per queste discussioni, sono già in ritardo. Ah, e dove vai di bello? Ah, non te l'ho detto, ma passo la serata a casa di Ambra. Che cosa? Diciamo che stiamo cercando di fare la pace. Bugiarda, mi nascondi qualcosa. Cosa stai architettando? Ma niente, ti giuro, vorrei solo che facessimo la pace, per il bene di Nat. Se, come no, ti conosco e so che non è vero, farei meglio a raccontarmi tutto domani a scuola. Se sarò ancora viva, sì, ti racconterò tutto, Rose. Ok, allora, andiamo a casa, un attimo che io mi metto un paio di ciabatte, perché... No, proprio no. Ok, dai, magari con le ciabattine è più carino l'outfit adesso, con quegli anfibi là dove andavo. Sono tornata a casa per finire di prepararmi. Ambra mi ha detto che non sarebbe venuta a prendermi sotto casa. Dice che il mio è un quartiere malfamato. Quante ne devo sopportare? Quindi ci vediamo davanti al liceo. E io vado davanti al liceo in Pio MG, oddio Castiel! Stavo dicendo che sono uscita in pigiama. Ah, mi è mancato il fiato, che ci fa qui? Davanti a casa nostra! Ops, c'è Castiel! Ah, sei tu! Ciao! Ma perché ho accettato questo maledetto patto con Ambra? Però adesso che sono invitata a casa sua, posso almeno smussare un po' gli angoli con Castiel. Appunto, tanto lei non lo verrà mai a sapere, ormai ha accettato il patto, quindi chi se ne frega di Ambra. Credevo avessi detto che non mi avresti più rivolto la parola. Io... Sarà meglio che vada. E poi non mi sento in forma per inventare scuse. Non così in fretta. Prima che facessi due passi, mi ha preso per il polso. Lasciami! Se mi tiene ancora così, finirò per cedere. Che problema hai? Sono sicuro che mi nascondi qualcosa. Visto, visto, io ve l'avevo detto, io volevo vedere questa reazione sua, capite? Ecco, volevo un qualcosa di un po' più... Ah, movimentato. Castiel, per favore... Un rumore ci ha interrotti. Uff! Ah! Uff! Lo sapevo che era il suo cagnone! Demon! Ho rischiato l'infarto! Ma che fifo! Fa sempre il suo effetto quando abbaia! Oh, poverina! Hai avuto paura di un cucciolotto? Cucciolotto, tu questo lo chiami cucciolotto? Fifona, smettila di prendermi in giro. Ma che ci fai qui? Sto andando al liceo. Cioè, noi nel frattempo già stiamo parlando normalmente, come se nulla fosse successo nello scorso episodio. Zero, tabula rasa, tutto a posto. A quest'ora... Va bene che sei puntuale, ma stavolta sei davvero troppo in anticipo. Ci vado perché qualcuno mi aspetta lì davanti, ecco tutto. Era ironico. E chi ti aspetta al liceo? Un amico? Casti gelosia. Potrebbe essere. E chi? Che bello quando fai il geloso! Nessuno, idiota, stavo scherzando! Che senso dell'umorismo? Divertente come farmi paura con il tuo cane. Allora, vuoi sputare il rospo o no? Ok, ok, devo raggiungere Ambra, dormo da lei stasera. Che espressione. Vai a casa di quell'idiota di... Ah già, perché lui non sopporta Nat... Quindi è questo che gli dà più fastidio. Vai a casa di quell'idiota di un delegato?
Sì, vabbè, ci vado soprattutto per Ambra. Per Ambra? Che cosa stai complottando? Non vedo perché dovrei dirtelo. Aspetta un attimo. Quindi il tra noi è tutto finito che mi hai detto a scuola c'entra con questa storia? Non mi va di parlarne. Per una volta che ero pronto ad ascoltarti. Va bene, io vado allora. Ti auguro una buona serata. Eh? Che c'è ancora? Però, comunque, quando sarai lì, stai attenta a te. Aspetta, ti preoccupi per me? Non per Ambra, cretina. Adesso che è sospettoso, non sembra più tanto arrabbiato. Spero solo che tutto possa tornare come prima. Ok, allora andiamo al liceo. No, vabbè, questo inizio episodio con Castiel ci voleva troppo, che bello! Ho aspettato Ambra per mezz'ora davanti al liceo, ma lei non è venuta. Ma guarda questa, se penso che per colpa sua mi sono messa contro Castiel. A questo punto me ne torno a casa. Torniamo a casa. Ci ha tirato il bidone, Ambra, ovviamente. Mi serve un altro piano a questo punto. Katie's? Mamma, per favore, smettila di piombare così all'improvviso. Scusa, ma eri talmente persa nei tuoi pensieri. Era l'unico modo per farmi sentire. C'è una certa Ambra al telefono per te. Mia madre è uscita dalla camera e mi ha lasciato il telefono. Pronto? Ma dove cavolo sei? Sono ore che chiamo a casa tua per darti il mio indirizzo. Delle ore? Non esagerare. E poi chi ti ha dato il mio numero? Peggy ha rovistato nella sala prof e ha preso i numeri di tutti, quindi le ho solo chiesto di darmi gentilmente il tuo. A parte questo, non avevamo detto di vederci davanti al liceo. Sono rimasta lì davanti ad aspettarti per mezz'ora, ecco perché non potevo risponderti al telefono. Il fatto che ti permetta di venire a casa mia non vuol dire che ti renderò il compito facile. Ti ricordo che non siamo amiche io e te. Non abusare della mia pazienza, perché venire a casa mia è già una grande concessione. Parola mia, questa ragazza è senza speranze, per davvero. Capisco, puoi darmi il tuo indirizzo così la smettiamo? Ambra alla fine mi ha dato il suo indirizzo. E non dimenticare, un'invitata che si rispetti porta sempre un regalo. Ok, messaggio ricevuto, farò meglio uscire subito se devo anche comprarle un regalo. Che gli compro? Andiamo qui. Ah no, ah cavolo, ho dimenticato di prendere le candele profumate. Quindi devo tornare indietro e andare dove? Al bazar. No, dove le compro queste candele profumate? Ok, candele prese, quindi adesso fermata dell'autobus. Sono arrivata alla fermata dell'autobus e ho seguito le indicazioni di Ambra. Il biglietto costa 10 dollari. Wow, mamma mia, che bella casa! Ho suonato e il cancello si è aperto. A Natale verrà un checcolo, verrà un colpo. Katie's, ma che ci fai qui? Vengo per dormire qui stasera. Vieni a dormire qui, ma come? Ma scusa, Amber non ti ha detto niente, è stata lei ad invitarmi, visto che abbiamo deciso di fare la pace finalmente. Chiedo scusa? Ambra ha interrotto la nostra conversazione, ha spinto il fratello e si è messa davanti. Ah, finalmente! Tira fuori il regalo. Dare le candele profumate. Niente di speciale, ma grazie lo stesso. Non c'è di che. Ha buttato il regalo dietro di lei, gentilissima, cioè ci ha costato dei soldi, però vabbè. Vieni, ti faccio visitare la casa. Nathaniel ci ha guardato con gli occhi fuori dalle orbite, mentre Ambra mi tirava per un braccio, tipo l'assurdo dell'assurdo, che più assurdo non si può. Vabbè. Allora, questa è l'entrata, come avrai capito. Wow! Chiudi quella bocca, sembri un pesce. L'entrata di casa tua è davvero impressionante. E non hai visto ancora niente?
Andiamo in cucina. Torniamo dopo per mangiare. Ma che bello che ci siano vetrate ovunque, è luminosissimo. Come al solito, non hai notato la cosa più importante. Il quadro è di un pittore molto famoso. Ah sì? E chi è il pittore? Sai, è quello. A cosa serve che ti dica il suo nome? Se tanto non sai chi è. Sì, ammetti piuttosto che non hai idea di chi sia. In ogni caso vale una fortuna. Non credo che sia ciò che dà carattere alla stanza. Sei un caso disperato. Saliamo. Questo è il primo piano. C'è la mia camera, quella di Nat e il nostro bagno in comune. La scala che vedi porta alla suite dei nostri genitori. E ovviamente non hai nessun diritto di andarci, capito? Ma perché mi hai preso? Per la curiosona che sei. Come se volessi divertirmi a frugare nella stanza dei suoi genitori. Ah sì, da un lato forse sì. Entriamo qui in camera di Ambra. Wow, è bellissima! Che carina! Anch'io ho le pareti in rosa in camera mia. Bella, mi piace. Andiamo in bagno. No, no, questa è la camera di Nat, scherzavo. Immagino che questa sia la camera di Nat. Ambra mi ha tirato per un braccio. Ah, non l'abbiamo neanche vista, è il nero, vabbè. Non ti ho detto di andare da quella parte. Accontentati di seguirmi. Ok. Andiamo in bagno. Wow, è bello questo bagno, mi piace. Questo bagno è stupendo. Se penso che dopo dovrò lavarmi nello stesso posto in cui tu sei passata, mi vengono i brividi. Mi chiedo se riuscirò a non ucciderla prima di domani. Ed ecco la mia camera. Niente male, vero? È davvero sfavillante. Molto di più. Ti faccio notare che le lenzuola sono di seta. Ti credo sulla parola. In ogni caso, adesso conosci la stanza più importante della casa. È davvero bella casa vostra. Non ti stancare senza motivo. Te l'ho già detto, non siamo amiche. Ok, ho capito che la serata sarà lunga. Vieni, muoviamoci. I miei sono rientrati. Non dovremmo tardare a cenare. Dovermi ritrovare a cenare e discutere con i genitori di Nat e Ambra non mi fa certo impazzire come programma, ma non credo di avere altra scelta. Wow, wow, wow. Eccoli lì. I genitori di Nat non sembrano certo dei tipi facili. Coraggio, devo farcela. Buonasera, signorina. Keiris, giusto? Sì, signora. Fa piacere vedere un ospite diverso per una volta. Siamo abituati a vedere solo Lee e Charlotte qui in giro. Non manca molto per la cena. A proposito, signorina, le piace l'astice? Per dirla tutta, io non l'ho mai mangiato l'astice. Non tutti possono permettersi di comprare un pesce così raffinato. Ma se non dovesse essere di suo gradimento, c'è sempre il contorno. Sarò lieta di assaggiarlo in ogni caso. Posso aiutarvi a preparare la tavola? La ringrazio, ma non è nostra abitudine far lavorare gli invitati. Infatti è Nathaniel che si occupa di apparecchiare e tra l'altro è anche in ritardo. Mio figlio deve imparare cos'è la puntualità. Le dispiacerebbe andare in camera sua a chiamarlo se proprio vuole rendersi utile? Sì, sì, sì. Buona idea. Ambra, approfittane per raccontarci com'è andata la tua giornata. Vado al piano di sopra, di corsa, subito, voglio vedere la stanza di Nat, che prima non ci siamo potuti entrare. Ho bussato, sperando di non sbagliare stanza. Sì? Eccola! Wow! Ancora io. Chi l'avrebbe mai detto? Io che entro in camera di Nathaniel. Allora, va tutto bene? Diciamo di sì. Non sembri convinta. Vuoi spiegarmi perché sei venuta? Forse volevo solo passare un po' di tempo con te. O forse no. Non ho cattive intenzioni, mi conosci.
È vero, ma non farmi rimpiangere di averti dato fiducia. Grazie. Nathaniel, vieni a preparare la tavola, immediatamente! E la madre di Nathaniel, sinceramente sembra molto meno simpatica del marito. Perché il marito che è simpatico, da dove? Devo scendere, faresti meglio venire anche tu. Bella la sua stanza, gli si addice proprio, adatta a lui. Ok, scendiamo. Signorina, potrebbe passarmi le verdure se non le dispiace? Stiamo già cenando. Sembra teso il clima in questa casa, anche se la famiglia è riunita, non sembra che siano contenti di essere tutti insieme. Sì, certo. Aia. Qualcosa non va? Oh, niente di grave, ho solo sbattuto il piede contro il tavolo. Invece è stata Ambra a schiacciarmi il piede di proposito. Ma insomma, figliolo, togli quel gomito dal tavolo. Scusami. Ambra invece invia tranquillamente degli SMS mentre si mangia e nessuno le dice niente. Per non parlare della maglietta che indossi, devi assolutamente comprarti dei vestiti nuovi. Sembri un clown così conciato. Sempre meglio di quando si metteva quella camicia ridicola. Ambra, sei ancora troppo giovane per capire a che punto l'immagine di una persona sia importante. Ma imparo in fretta. Perché credi che la moda mi interessi tanto? Brava, mia cara. Ambra ha davvero il dono del darla sempre a bere ai suoi genitori. Allora, Keris, cosa ne pensa dell'astice? Delizioso, signora. Se non ti piace, puoi dirlo, capito? È un piatto costoso e raffinato che non tutti apprezzano. Sarebbe un peccato sprecarlo. No, no, davvero, mi piace. Grazie, Ambra. Secondo lei, i suoi crederanno che siamo davvero amiche se continua così? Abbiamo finito il piatto in totale silenzio. Poi siamo passati al dolce, che Nathaniel ci ha servito. Ma perché ci serve Nathaniel? Cos'è il cameriere della casa? Boom! Sembrava calmissimo, eppure ad un tratto il padre di Nathaniel ha sbattuto i pugni sul tavolo con forza. Nathaniel! Sì? Quante volte devo ripeterti che non devi dimenticare i cucchiaini quando apparecchi? Io? Ma che è un cameriere? Ma mi scusi, ma io non lo so. È già la seconda volta questa settimana. Mamma mia, per due cucchiaini. Lo scusi, signorina. Di solito mio figlio sa apparecchiare come si deve. Non fa niente. Sì, invece. Un ragazzo ben educato deve conoscere un minimo l'arte di come apparecchiare la tavola. L'arte di apparecchiare? Ma parla seriamente? Il momento del dolce è stato ancora peggio del resto della cena. Non vedevo l'ora che finisse. Cioè, se io penso che sto povero ragazzo lo deve vivere ogni giorno questa tortura. Keris, allora vieni? Ma non sparecchiamo? Lo fa Nathaniel. Ma povero ragazzo! Ma perché Ambra non fa un tubo? Sì, appunto. Tanto noi dobbiamo parlare a quattro occhi. Tornate pure alle vostre occupazioni, ragazze. Nathaniel sembra davvero sconvolto. Mi fa male il cuore vederlo così. Dai, vieni! Sono stata obbligata a seguire Ambra. Dove dobbiamo andare? In camera sua? Ecco, tieni, sacco a pelo e cuscino per stanotte. Ma non c'è un materasso? Stai scherzando, spero. Potevi pensare a portarne uno? Geniale! Credo che passerò davvero una bella nottata. Non ti lamentare, è già tanto averti dato il privilegio di entrare in camera mia. C'è da dire che se mi avessi fatto dormire davanti alla porta sarebbe parso strano, non trovi? Potevo anche non invitarti affatto. Ho rinunciato a Castiel per te, me lo dovevi.
Chi mi dice che non farai la pace con lui domani stesso? Comportati bene stasera, se no al minimo accenno di problema dirò a mio padre che hai cercato di strangolarmi nel sonno, ma te sei pazza! Non ci provare! Sai che paura! C'è un silenzio di tomba tra noi, ma è normale, non è mica facile trovare un argomento di conversazione con Ambra. Tu, cioè voi, vivete qui da molto tempo? Da quando io e Nat eravamo piccoli, perché vuoi saperlo? Oh, rilassati, volevo solo far passare il tempo. Senti, questa situazione è già abbastanza penosa, non strafare facendo finta che è tutto normale. Quindi rimaniamo così, a guardarci negli occhi? Se necessario, sì. Visto che la metti così, credo che andrò a fare un giro. E posso sapere cosa pensi di fare esattamente? Lavarmi i denti, a meno che tu non voglia farlo al posto mio. Ok, e non è il caso di parlarmi con quel tono. Sono uscita dalla camera. Speravo di avere delle prove ascoltando la conversazione tra Nathaniel e suo padre, ma non parlano abbastanza forte. Ormai è notte e tutte le luci sono spente, solo al piano terra è rimasta una luce accesa. E quindi dobbiamo scendere? Oh, wow. Scusi, ma dove sta andando? Torna in camera di Ambra. Sì, signora. Sono tornata velocemente al piano di sopra. Ma perché non potevamo avere sete ad andare a prendere un bicchiere d'acqua, mi scusi? Ma insomma, hai finito di fare avanti e indietro? Sono andata in bagno, ma ho scordato lo spazzolino. Tu sei davvero senza speranze. Meglio che vada a lavarmi i denti per davvero. Ok, andiamo in bagno. Mi sono lavata i denti, mi sento davvero triste. Ad un tratto ho sentito delle voci provenire dal piano terra. Ho ascoltato qualcosa, un'impressione mia? Sì, cos'è? Ho fregato una candela a casa di Ambra, ragazzi, souvenir. Come osi tenermi testa? Papà, non è quello che volevo dire, ma insomma, non è mica la fine del mondo. Non c'è posto per la mediocrità sotto il mio tetto, né ora né mai. Sono rimasta pietrificata, sentendo il padre di Nat gridare così contro di lui. Non sto sognando! Nathaniel si è appena beccato uno schiaffo! Poi di colpo un silenzio tombale. Io non riesco a muovermi. E che faccio? Dove vado? Scendo? Ma non credo, sennò secondo me suo padre picchia pure noi. Vado in camera? Posso andare in bagno adesso? Sì, ho finito, vai pure. Ma che hai? Sei così pallida, hai visto un fantasma? Mi pare di aver sentito Nat e tuo padre che litigavano. E sembrava abbastanza violenta la cosa. Succede spesso. I miei genitori sono molto severi con lui, non c'è niente di strano in questo. Quando è in ritardo si becca sempre una bella sgridata, ma questo è tutto. Ciò che mi fa ridere è che io invece ho molta più libertà. Capisco, vado a mettermi il pigiama. Sono davvero sconvolta. Puoi cambiarti qui se vuoi. Vado io in bagno. Non ci tengo proprio a vederti in mutande. Ho paura che mi venga la nausea. Sono talmente sconvolta che non ho neanche sentito cosa mi ha detto. Mi metto il pigiama. Vabbè, ce l'abbiamo già messo. Ok. Certo che sei davvero strana, ma dove sei andata a prenderlo un pigiama così brutto? Non so perché, ma sono contenta di aver dei gusti diversi dai tuoi. Vabbè, ma portare delle cose da bambina. Oh, a me piacciono le cose da bambina. Io ho i pigiami con i pupazzetti e sono bellissimi e adorabili, va bene? Non sono venuta qui per fare una sfilata. Ma davvero? Allora sentiamo, perché saresti venuta? Ti ricordi di quei segni che avevo visto sulla schiena di tuo fratello? Ma cos'altro vuoi inventarti adesso? Smettila di mentire, Ambra. Sai benissimo di cosa parlo. Ti ho già spiegato che tutta questa storia l'ho inventata solo perché volevo un nuovo telefono.
E visto che pensavi io sapessi qualcosa che ti interessava, allora l'ho giocata a mio favore. Non è certo colpa mia se ti bevi tutto ciò che ti dico. Quindi tu non ne sai niente? Te l'ho già detto, non lo so come se li hai fatti quei lividi. Sei sorda per caso? Cavolo, sembra sincera. Non ho più scelta. Devo far parlare Nathaniel. E adesso scusami, non è che non mi piaccia parlare delle volte che mi sono servita di te, ma voglio dormire. Ti auguro una buona notte con il tuo sacco a pelo. Ho aspettato che Ambra si addormentasse per andare a parlare a Nathaniel. Pensavo sarebbe stato più difficile trovare il momento giusto per sgattaiolare. Invece... Quando si è messa a russare così forte, ho capito che potevo agire indisturbata. Perfetto, abbiamo scoperto che Ambra russa come un trombone. Sentila la principessa, già me la immagino tipo lei... Ok, usciamo. Spero che Nat sia ancora sveglio. Ho paura della sua reazione. E se non vuole che lo veda in pigiama? Scommetto che porta un vecchio pigiama a quadri. Penso a queste stupidaggini per cercare di sdrammatizzare e farmi coraggio. Ho bussato delicatamente. Chi è? Entriamo. Shh. Che OMG, oddio, ma è mezzo nudo Natale, là però. Oddio, non immaginavo, ma che bel fisico che c'ha Nathaniel. Cioè, sotto quei vestiti c'ha un bel fisichetto il ragazzo. Va bene, oddio, se Castiel scopre che siamo in camera sua e lui è mezzo nudo, gli piglia un colpo. Sorvoliamo. Caeris, ma cosa ci fai qui? Devo parlarti, stavolta non mi sfuggi. Nathaniel dorme solo con i boxer. Boxer! E non hai trovato un momento migliore che nel cuore della notte? Dovevo... Concentrati invece di guardarlo dalla testa ai piedi. Sì? Mi servivano delle prove prima di venire a parlarti. Delle prove? Le prove che tuo padre ti picchia. Ti ho già detto di non immischiarti in questa storia. La cosa non ti riguarda. Lo vuoi capire o no? Per favore, non urlare. I tuoi potrebbero sentirci. Esci immediatamente. No, non vado da nessuna parte. La cosa è troppo grave. Non posso far finta di non sapere niente. È molto più complicato di quanto pensi. Raccontami tutto, allora. Sai che di me puoi fidarti. Gli ho preso la mano, ma credo non se ne sia neanche accorto, talmente era sconvolto. So che ti farà bene parlarne. Non voglio aggiungere altri problemi a mio padre, visto che ha già avuto momenti molto difficili. Ecco perché ho scelto di non dire a nessuno ciò che succede tra di noi. Scusa, ma credo che tra i due sia tu a vivere momenti più difficili. Non sai di cosa parli. Mio padre ha fatto carriera nella multinazionale in cui lavora. Ci aveva quindi abituati tutti e tre ad un tenore di vita molto alto. Ma questo prima... Prima di cosa? Qualche tempo fa mio padre sarebbe dovuto diventare vicepresidente dell'azienda, ma poi qualcun altro ha avuto la promozione che gli spettava e tutto è andato a rotoli. Non era una promozione da niente, insomma. Esattamente. Solo che a un certo punto un collega più giovane e plurilaureato si è fatto notare. E nonostante l'esperienza e le competenze di mio padre, il suo superiore ha preferito dare fiducia al più giovane. Ma ha comunque mantenuto un posto importante in azienda, no? Capisco che possa essere un duro colpo, ma non è una giustificazione. No, altri problemi si sono aggiunti. Il nuovo vicepresidente si è sentito in pericolo ed è stato furbo a farlo retrocedere poco a poco ad un posto del tutto inoffensivo. In altre parole, mio padre è rimasto fregato. Lui, che voleva essere eccellente, è ormai destinato a fare lo stesso lavoro fino alla fine della sua carriera. Mi sfugge una cosa. Cosa c'entri tu con le sue delusioni professionali? Vuoi che ti dia una semplice spiegazione psicologica? Forse mio padre vede in me il giovane che gli ha soffiato la promozione. Al tempo stesso vorrebbe che fossi come lui, se non migliore, affinché non mi capiti mai ciò che è capitato a lui. Hai capito? Ma non è possibile, nessuno può essere perfetto.
Credo che voglia semplicemente proteggermi dalle umiliazioni, quelle che lui ha subito. Quindi, come vedi, le sue intenzioni in fondo sono buone. Forse, ma ciò non giustifica le sue azioni. Spero che tu te ne renda conto. Com'è possibile subire tutto questo senza dire nulla? Se ne parlassi, la mia famiglia andrebbe in frantumi, peggio di adesso. Mio padre finirebbe col perdere il lavoro, e visto che siamo già pieni di debiti, perderemo anche la nostra casa. Cosa farebbero a quel punto mia madre e mia sorella? Appunto! Perché tua madre ed Ambra non dicono niente? Non lo sanno? Ambra non sa niente, crede solo di essere la preferita di casa, quella a cui si fanno vincere tutti i capricci, mentre suo fratello è quello che si fa sgridare di continuo. Mia madre, invece, fa solo finta di non sapere niente. Ma come può fare una cosa simile? Una madre dovrebbe sempre proteggere suo figlio. Succede spesso che un figlio debba rimediare agli errori dei genitori. Non farne un dramma. Non credo al punto di sopportare che un genitore ti picchi, che poi sono sicura che non sia successo una sola volta. Non è successo così spesso. Che la cosa sia già successa una volta è inammissibile. Se una mamma o un padre arrivano a schiaffeggiare il proprio figlio è per fargli capire che è esagerato e non per fargli del male. Sono sicuro che non è lo scopo di mio padre. Forse, ma il risultato si vede. Ti ha fatto del male, è comunque violenza su un minore. Comunque, non preoccuparti e lascia che me ne occupi, va bene? Ma anche stasera ti ha fatto del male, no? Niente di che. Io... Nat... Adesso, se non ti dispiace, vorrei dormire. È tardi e voglio essere in forma per domani, visto che c'è scuola. Si è messo a letto mentre lo guardavo, mettendosi di schiena. Non posso andare via così, è più forte di me. Oh my god! Ci siamo buttate nel letto con Nathaniel praticamente. Cioè, noi ci siamo buttate nel letto e lo stiamo abbracciando. No vabbè, è dolcissima questa illustrazione, guardate, mi piace tanto. Che tenerezza. Cioè, Castiel ci ammazzerebbe, però che tenerezza. Ok. Mi sono allungata al suo fianco, stringendolo a me. Visto che era di spalle, non potevo vedere il suo viso, né sapere cosa provasse. Ad ogni modo, non mi ha respinta. Siamo rimasti immobili per un po'. Dovresti andare adesso. Non vorrei che mio padre ci trovasse così. Sì, certo, capisco. Tu starai bene? Adesso sì. Parlarti mi ha fatto davvero bene. Ma adesso è meglio che tu vada a dormire in camera di Ambra. Non vorrei ci addormentassimo qui insieme. Beh, sai che problema? Almeno ci ammazzano i tuoi genitori. Ok, ti lascio allora. Buonanotte. Cairis? Sì. Grazie. Di niente. Non credo a ciò che è appena successo. Torniamo in camera. Sono tornata discretamente in camera di Ambra, che stava ancora russando come una locomotiva. Io invece credo che avrò seri problemi a dormire per terra. Tanto, dopo ciò che Nathaniel mi ha raccontato, non credo ci riuscirei. Adesso che ci penso, ero nel suo letto. Non avrei mai pensato di essere capace di una cosa simile. Non ho chiuso occhio per questa storia. Il giorno dopo ci siamo presentate a scuola con due occhiaie tipo stile panda. Il giorno dopo Ambra non ha potuto trovare una buona scusa per farmi prendere l'autobus da sola, quindi suo padre ci ha accompagnato in macchina, tutti e tre. Ok, dai, allora, io mi fermo qui per questo episodio. E dopo aver passato questa incredibile e movimentata notte a casa di Ambra, nel prossimo vedremo come continuerà la storia, ci ritroveremo al liceo e vediamo insomma come si evolverà il tutto. Allora, il fatto che il padre di Nat lo picchi è una cosa atroce, bruttissima. Quindi insomma è una tematica abbastanza delicata. È anche un po' complicata da affrontare, però io apprezzo tanto che in un gioco molto leggero e carino come questo si tratti una tematica delicata del genere.
quindi fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate voi scrivendomelo giù nei commenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, continueremo ovviamente giovedì prossimo la storia, così vediamo cosa scopriamo. Io vi mando un grosso bacio, se non siete iscritti al canale iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video, e ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!